A scuola, persone che non ti prendono sul serio solo per come sei fisicamente o per come sei vestita, tutta, diciamo, una serie di discriminazioni che tutte messe insieme fanno la grassofobia. Secondo me, alla fine è tutta colpa del capitalismo, cioè nel senso, sono partita. Prima si vede il corpo e poi si vede la persona. E secondo me, perché succede questa cosa? Perché c'è qualcuno che ci fa i big money sopra, cioè secondo me il corpo è un po' troppo al centro di tutto. Le persone vengono a capire essere grassi è una cosa facile, tanto non fai attività fisica, rispondi di cibo, non ci vuole niente, gnignignignognò, e quindi dicono no, giustamente devi andare in palestra, devi stare a dieta, devi fare questo, devi fare quello, devi essere magro per forza. Non voglio permettere che questa situazione di disagio, quello che dice la gente, mi fermi dal fare una cosa che voglio fare. Perché mi sono già privata di troppe cose, da ragazzina non andavo in ma a mare perché così non mi dovevo mettere in costume, cercavo di non parlare così non mi prendevano in giro. Magari con i miei tempi, ma le cose che voglio fare io le devo fare perché non voglio più permettere, cioè non voglio più privarmi di niente. Ma come si fa a guardare un mio video e pensare che io sto promuovendo qualcosa, cioè sto promuovendo l'obesità? E dare per scontato che se io sono grassa non mi rispetto. Ma perché non può meritare il rispetto degli altri? Ma perché ogni cosa ce lo dobbiamo meritare? Sto ingrassando di nuovo. Ingrassare è uguale brutto, dimagrire è uguale bello. E se tu, donna brutta, non meriti rispetto. Donna che possiamo sessualizzare, ok. Donna che poi non possiamo sessualizzare più e quindi non ci serve più, perché le donne giustamente servono, no? Non siamo persone anche noi, siamo oggetti. Allora, no, sei brutta, fai schifo.